progetto WOW, con la partecipazione di diversi attori istituzionali ma anche soggetti privati, ha proprio lo scopo di integrare le conoscenze su un tema così delicato e centrale quale quello della gestione dell'acqua, un bene primario e prezioso. Ne consumiamo troppa, la utilizziamo male, è necessario invertire la rotta per poter disporre in maniera compiuta di questa risorsa così importante per il nostro futuro. La nuova direttiva e ovviamente il relativo recepimento italiano tendono a, diciamo, a colmare alcuni aspetti che erano stati evidenziati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto per quanto riguarda delle azioni di tipo preventivo. Questa armonizzazione è fondamentale per rendere i vari dati interoperabili, e questo è il grafo della conoscenza a cui WOW ambisce. Quindi dare la possibilità di avere un unico punto di accesso a una grande quantità di dati che non solo è eterogenea nei formati e nei contenuti, ma in realtà è omogenea dal punto di vista dello schema concettuale che è associato. Per esempio è come interrogare un'unica grande base di dati che mette insieme dati provenienti da formati e da sorgenti diverse. È come se ad esempio un'organizzazione A e un'organizzazione B fossero in grado di poter parlare attraverso i dati, ed è questo, diciamo, il punto di forza del progetto e il valore aggiunto di WOW.